un vero servizio pubblico per crescere nei cittadini la consapevolezza di dover conoscere per deliberare. E poi Nessuno tocchi Caino, nel 1993, e la campagna per la moratoria universale della pena di morte, alla quale ho aderito fin dalla fondazione. Con Pannella se ne va un altro tassello di storia del Novecento, la storia vera di uno dei protagonisti politici di un paese che dalla miseria, della guerra era cresciuto anche attraverso le sue battaglie politiche, sociali e civili, fino a diventare in pochi decenni la quinta potenza mondiale. Anche per questo, se non vogliamo perdere la nostra memoria, non potremo dimenticare Marco Pannella. Grazie, deputato Tabacci. Adesso interviene il deputato Walter Rizzetto, prego. Grazie Presidente. Presidente, lo storico Massimo Teodori scrisse che Marco Pannella e Giorgio Almirante furono, in questo caso purtroppo uso il passato, seduttori di alto rango. Ebbene, Marco Pannella fu un seduttore di alto rango. Fu anticonformista, fu spregiudicato, ma nella giusta accezione del termine. Fu un cosiddetto politico da marciapiede e questo, soprattutto in seno alla politica che noi viviamo oggi, è un assoluto valore. Fu spiazzante e fu uno sprezzante istrione, prolisso ma cristianamente eretico e allo stesso tempo emozionato quando leggiamo che tenne in mano la croce di Monsignor Romero. Ecco, questi sono, Presidente, soltanto alcuni tratti della vita di Marco Pannella che, ricordiamolo, dalla minoranza politica ha comunque cambiato molti volti di questa Italia. Spesso siamo stati e saremo in disaccordo totale con quanto Marco Pannella ha proposto, con le sue idee, come probabilmente a lui piaceva in termini di contraddittorio, ma siamo assolutamente, assolutamente ammirati da come lui le conduceva, le sue battaglie. E forse, Presidente, ora in molti rivaluteranno Marco Pannella ed io penso che non sarà mai troppo tardi per rivalutare Marco Pannella anche da parte dei suoi principali detrattori. E quindi a nome del nostro gruppo, Presidente, a nome di Giorgia Meloni, a nome del capogruppo Fabio Rampelli, possiamo soltanto abbracciare i suoi cari, i militanti e gli amici che tra l'altro vedo qui oggi in tribuna. Presidente, io vorrei ricordare Marco Pannella però alla fine non con una lacrima, ma con un sorriso, perché se è vero che, come lui spesso diceva, la vera politica non è l'arte del possibile, ma quello di rendere possibile l'impossibile, allora io penso che lui ci lasci effettivamente, d'accordo o meno, un solco entro il quale dirigere evidentemente anche le idee, e lo rinnovo, anche se spesso in disaccordo. E quindi lo salutiamo con un a subito, caro Marco, perché tra tutti i crimini il più grande è quello di stare con le mani in mano. Grazie, Presidente. Ringrazio. Adesso chiede di intervenire il deputato Daniele Capezzone, prego. Signora Presidente, depongo anch'io i sassolini della memoria e della gratitudine per gli anni che ho avuto l'onore di trascorrere accanto a Marco Pannella dal 98 al 2006. Due osservazioni. La prima, vede, per conoscere e capire un artista come Picasso, magari, occorre studiare i suoi periodi, quello blu, quello rosa, quello africano, il cubismo, eccetera. Ecco, anche Marco, pur nella continuità assoluta di alcune linee guida, in primo luogo le regole, la democrazia, lo Stato di diritto, ha avuto tanti periodi, tante stagioni. Sarei intellettualmente disonesto a farne prevalere uno solo, quello in cui mi riconosco di più.